Tutti conoscono il grande Sherlock Holmes, uno dei migliori detective della letteratura mondiale, e il suo fidato assistente ed amico John Hamish Watson. Nati alla fine del XIX secolo dalla penna dello scrittore di origini scozzesi Arthur Conan Doyle, questi due celebri personaggi hanno ottenuto un successo mondiale, influenzando in maniera significativa cinema, televisione, arte, paccottiglia della peggior specie e perfino cartoni animati. Che tipo, sono fighissimi! Davvero, guardateli! Sono fantastici! In realtà è abbastanza elementare accostare Holmes e Watson. L'avete capito? Elementare? Watson? Holmes? Lasciate perdere, andiamo avanti. Allora non c'è tempo da perdere. Sherlock e Watson sono una delle coppie più famose del mondo, un po' come Barbara D'Urso e La Vergogna, inseparabili. Tuttavia, nel romanzo di cui andremo a parlare, scordatevi la classica ambientazione londinese che caratterizza gran parte delle opere di Doyle. Signori, ecco a voi il mastino dei Baskerville. No, non questo. Ecco, questo! L'avventura questa volta si sposta nella selvaggia e cupa brughiera di Dartmoor, nel Devon, un luogo talmente pieno di positività e gioia di vivere da ricordare il massimo il giorno di Natale, o più in generale, l'atmosfera che si respira quando organizzi la Pasquetta e piove, e tipo ci rimani male perché hai già organizzato tutto, comprato roba, e tipo sei felice, ma poi piove, cioè perché piove sempre? Sempre? La mia vita fa schifo! Comunque, Holmes e Watson devono indagare su un caso insolito, spaventoso e dannatamente inquietante. Nella brughiera, infatti, un misterioso cane demoniaco... Più avanti si imbatterono nel corpo di Serugo. La sua gola era tra le fauci di un cane gigantesco e raccapricciante. Gli occhi dell'animale brillavano della stessa luce delle fiamme dell'inferno. Sì, ok, lui. Terrorizza la prestigiosa e conosciuta famiglia dei Baskerville, da secoli perseguitata da un demone dalle fattezze canine dagli occhi di Bragia. Citazione erudita e dalle zanne aguzze, la cui depravazione lo porta a spoilerare film e serie TV. Mio Dio, un essere infernale deve essere fermato! Sir Harry Baskerville, l'ultimo erede di questa terribile famiglia, che non inviteresti certamente a un barbecue giusto perché, sai, sono tutti morti, si rivolge ai nostri eroi per venire a capo del mistero. Riusciranno i nostri eroi a risolvere il caso e assicurare il colpevole alla giustizia? Se volete saperlo, leggete il libro. È sempre un piacere, Watson.